va dietro a me, Satana? Tu mi sei di scandalo perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. In questa narrazione del Vangelo di oggi, noi abbiamo diversi elementi di tipo pedagogico che è possibile valorizzare pensando anche ai maestri, ai professori nella vita quotidiana, ai giorni nostri. Innanzitutto, il maestro è colui che insegna sia cose facili sia cose difficili, sia verità comode che verità scomode. E il maestro sa quando sta per insegnare qualcosa di difficile, complesso, sfidante per l'intelligenza o anche scomodo per la vita. Perché un insegnamento che voglia essere orientativo, che voglia essere educativo, talvolta può essere sfidante non solo per la mente, ma anche per la volontà, ma anche per le scelte di vita. Può essere un insegnamento scomodo. E in quel momento è importante tenere il punto. Se io so che sto proponendo un insegnamento scomodo, so che i miei allievi potrebbero reagire in vario modo. Pietro, tra l'altro, è il primo dei discepoli, in qualche modo colui a cui Gesù lascerà la propria eredità di capo della Chiesa, ed è colui che nello stesso Vangelo, poche righe prima, aveva avuto questa intuizione profonda, che infatti dice Gesù non veniva da lui, ma gli è stata rivelata dall'alto: ma tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Quindi in qualche modo una confessione di fede profonda. Però anche i discepoli migliori possono trovarsi a disagio di fronte a conoscenze sfidanti, di fronte a verità scomode. In quel momento il vero maestro non è accomodante. Poi, per carità, io confesso che da prof non ho mai detto a nessuno dei miei studenti: vattene da me, Satana, non puoi ragionare così. Anche perché oggi come oggi, poi i genitori, non oso pensare come reagirebbero a una affermazione di questo tipo. Però, mutatis mutandis, scherzi a parte, se mi consentite la facezia, in realtà è importante che anche il maestro oggi tenga il punto, insegna una verità sfidante, difficile, dà tutti gli strumenti che servono per capirla, la spiega 10 volte perché gli studenti possano, diciamo, misurarsi con la loro intelligenza, ma è importante che questa verità sfidante rimanga tale. Anche solo penso alle difficoltà intellettuali. Oggi come oggi c'è un eccesso di semplificazione dell'insegnamento, un eccesso di semplificazione delle proposte culturali che non fa il bene dei nostri studenti. Dobbiamo essere capaci di sfidare le loro menti, sfidare il loro cuore con verità impegnative, accompagnarli in modo amorevole, come faceva Gesù, e tenere il punto, come Gesù stesso ha fatto con Pietro.